Ciao a tutti, qui Luca Raldieri dal negozio Tutto Spinning di Pusiano e come ogni lunedì siamo qui per parlare del prodotto della settimana. Questo sarà l'ultimo video del prodotto della settimana del 2019. Infatti da settimana prossima, viste le imminenti vacanze di Natale, ho deciso di stoppare per un attimo la pubblicazione dei miei consueti video di lunedì. Usciranno comunque 1/2 video, se riesco a montare l'ultimo, comunque in pesca o tutorial qui in negozio, ma non ci sarà il prodotto della settimana, che ricomincerà dopo le feste. Voi comunque continuate a seguirmi sia su YouTube, dove pubblicherò qualche foto, qualche sondaggio, qualche novità e comunque anche qualche video, oppure su Instagram e su Facebook, link in descrizione se già ancora non mi seguite, perché comunque farò qualcosa qui in negozio, comunque ci saranno delle novità che arrivano, comunque ci sarà da divertirsi. Adesso bando alle ciance e cominciamo con il video di oggi. Solitamente dicembre, è un po' con l'arrivo del Natale, qui in negozio è un mese un po' fermo dal punto di vista degli arrivi e delle novità. Questo perché le aziende in teoria dovrebbero aver già presentato e già consegnato tutte le novità nei mesi precedenti, fino a novembre, proprio in vista dell'arrivo del periodo di shopping natalizio per i regali di Natale. Ma se appunto mi seguite su Instagram, sicuramente saprete che in queste settimane sono arrivate diverse novità molto attese, molto richieste, che aspettavamo da un po' di tempo. Questo dicembre appunto è stato un po' fuori dal comune. E uno dei prodotti per i quali sicuramente ho avuto maggiori richieste nelle ultime settimane è sicuramente quello di cui volevo parlarvi oggi. E uno dei prodotti per i quali avevo ricevuto maggiori richieste in queste settimane è sicuramente quello di cui volevo parlarvi oggi, come l'avrete certamente già capito dal titolo. Sto parlando della nuova misura Mignon da 7 cm di una delle swim bait più ricercate, più iconiche, più utilizzate dagli amanti della pesca Big Bass. Anche se parlare di Big Bass con questa piccola jointed claw da 7 cm in mano è veramente abbastanza ridicolo. Ma facciamo un breve recap sulla Jointed Claw e su questo marchio Guncraft, questo marchio giapponese che negli ultimi anni è diventato un vero e proprio culto per gli amanti della pesca con le swim bait in tutto il mondo, non solo qui da noi in Italia. Ne avevo già parlato in un altro video, ma è giusto fare un recap. Dunque, in origine c'era la 178, l'originale Jointed Claw, che ha fatto breccia nel cuore di tantissimi pescatori con le swim bait. Il suo successo è dovuto al nuoto molto sinuoso, il tipico nuoto S-shape, tipico appunto delle swim bait di Guncraft, quella che ha reso un po' famoso Guncraft, ma soprattutto della possibilità di variare la presentazione della nostra esca con diverse tipologie di recupero, magari cercando con la canna o variando il modo con cui noi recuperiamo con il mulinello. La caratteristica che mi ha fatto veramente innamorare di questa swim bait è la presentazione e l'entrata in acqua, veramente molto discreta. Infatti quando noi lanciamo la 178, nonostante appunto sia lunga quasi 18 cm, non sembra di lanciare un salame con le ancorette, una bistecca con le ancorette, come può capitare invece lanciando altre tipologie di swim bait. L'entrata in acqua qui è molto silenziosa e non va, parere mio, a disturbare troppo i pesci. Visto l'enorme successo ottenuto con la 178, in Guncraft hanno deciso di muoversi verso due fronti. Il primo, quello di andare a soddisfare l'ego dei pescatori swim bait più golosi e libidinosi, andando a creare delle misure ancora più grandi della Jointed Claw. E questo ha portato alla nascita della 230 prima, quella con cui mano la Magnum, e poi della enorme 303, diventata veramente un culto e veramente ricercatissima, ma quasi un pezzo da collezione praticamente per le sue dimensioni, destinata a quei pescatori con i palati più raffinati ma soprattutto con il portafogli più gonfio. Il secondo fronte invece è stato quello di muoversi verso il basso con le misure, con la nascita della 148 prima, poi della 128 che non ho tirato fuori ma che ho lì in griglia, e adesso con l'arrivo della nuova
Jointed Claw da 7 cm, la minuscola. Personalmente faccio abbastanza fatica a inquadrare questa nuova 70 come una swim bait da bass. Se solo pensiamo che già con la 128 riuscire a fare una selezione sulla taglia è veramente difficile, infatti è una swim bait che cattura di ogni, anche altri pesci, con questa 70 capiamo che diventa tutto molto più esagerato. Così piccola, infatti, io ce la vedrei bene su altre tipologie di pesci, come ad esempio le trote. Infatti non sono rare le foto che ho visto sia in Giappone che in altri paesi di trote catturate con quest'esca. Viste anche le misure, io ce la vedrei ad esempio benissimo anche a trotare, nonostante esca armata con ancorine, che possono comunque essere sostituite. È un'esca di dimensioni comunque generose per questa tecnica, ma ce la vedrei benissimo anche per pescare in queste condizioni. Infatti con i suoi 4,1 grammi nella versione floating e 4,6 nella versione sinking è praticamente perfetta per questo tipo di pesca. Oltre che per il peso, le due versioni floating e sinking differiscono anche per la posizione dell'anellino qui in testa. La floating presenta l'anellino disposto orizzontalmente, questo le fa guadagnare quei pochi centimetri di profondità in modo da poter pescare non proprio sul pelo dell'acqua ma quei 10-20 cm sotto. Durante il recupero la fa proprio scendere a quella profondità, rimane comunque un'esca per pescare nei primissimi strati d'acqua. Invece la sinking, quella che ho qui in mano, presenta l'anellino disposto verticalmente ed è personalmente la versione che preferisco. Questo perché grazie all'anellino verticale la nostra jointed claw non risalirà durante il recupero. In questo modo noi potremo pescare alla profondità che vogliamo e saremo certi che avremo l'esca che rimane nel range di profondità che abbiamo deciso. Infatti non dovremo far altro che lanciare, lasciar scendere la nostra esca alla profondità che desideriamo e iniziare il recupero, che poi potremo variare con magari delle cercatine di canna, con la punta della canna, o addirittura, come facciamo con la versione più grande, con dei colpi, degli scatti dati al mulinello, o appunto con dei recuperi più o meno veloci. Saremo sempre comunque sicuri che la nostra esca non risalirà, e infatti è per questo che la preferisco, perché in questo modo noi potremo andare a coprire tutti gli strati d'acqua, da quelli più intermedi a quelli più profondi. Il resto delle caratteristiche rimane praticamente immutato, quindi avremo il classico nuoto OS tipico delle jointed claw, come abbiamo detto, e la possibilità di variarne il recupero e la presentazione con appunto delle nostre differenti recuperi, con movimenti di canna, movimenti di mulinello e quant'altro. Potete già trovare disponibile su tuttospinning.com la jointed claw 70 e le sue sorelle maggiori. Come sempre, link in descrizione. Fate molta attenzione perché delle jointed claw non sono arrivati tantissimi pezzi e appunto chi mi segue su Instagram le aveva già viste e qualcuno ha già comprato. Come sempre vi ricordo che in descrizione troverete appunto i link per Instagram e Facebook. Venite a seguirmi per non perdervi le novità che arrivano in negozio e non rischiare di rimanere senza prodotti, come in questo caso. Se avete dubbi o domande scrivetele pure nei commenti e condividete questo video con i vostri amici e mettete like se vi è piaciuto. Sto cercando di superare i 2000 iscritti perché vorrei arrivare a far crescere questo canale tantissimo. L'obiettivo per il prossimo anno è quello di superare i 10.000 iscritti e ho tantissimi progetti per questo canale YouTube, per cui se vi piace come questi video che sto facendo, come li sto facendo, vi invito a supportarmi condividendo e invitando i vostri amici a seguirmi qui su YouTube. Se avete qualche suggerimento o qualche richiesta, scrivetela sempre nei commenti, che le idee sono sempre ben accette. Noi non ci vediamo con la rubrica Il prodotto della settimana, come abbiamo detto, settimana prossima. Ci vedremo nel nuovo anno, ma sicuramente qualche video vedrete che riuscirò a mandarlo sul canale. Voi magari sfruttate queste settimane, magari qualcuno sarà in vacanza, magari qualcuno avrà più tempo per andare a pesca. Comunque sfruttatele per andare a pesca o per fare come farò io, stare insieme alla propria famiglia, perché sotto Natale è una delle cose più piacevoli da fare. Non mi resta che salutarvi e invitarvi ad andare a pescare. Ciao!